Qualcuno potrebbe dire che non è vero open access, però ha un suo rilievo. Innanzitutto, e qui parlo anche un po' di cose che sta facendo la conferenza dei rettori delle università italiane. È stato accennato prima come nel nostro paese, dal punto di vista dell'open access, abbiamo una legislazione che definire esile forse è persino molto generoso, in cui si accenna appena, in cui a fronte di molti movimenti sull'open science a livello europeo, il nostro paese è assente o distrattamente presente. Però in tutto questo, diciamo, la conferenza dei rettori dell'Università Italiana, la CRUI è l'unico ente nazionale che fin dal 2004, cioè da almeno oltre un decennio, segue aspetti dell'accesso aperto. È stata citata questa dichiarazione di Messina, a cui via via hanno aderito praticamente tutti gli Atenei, e è stato citato la nostra policy, il nostro regolamento sull'open access dell'Ateneo di Genova, nasce da un testo di policy di open access che la CRUI ha pubblicizzato ormai da alcuni anni, proprio per stimolare e spingere gli Atenei a operare nell'ambito dell'accesso aperto. Potrei citare ancora che prima il professor Schenone accennava alla pubblicazione di rivista d'accesso aperto su una piattaforma della Genova University Press. Ebbene, queste riviste potranno avere, e hanno già alcune in parte, il DOI, cioè quel magico numerello che consente ai contributi di essere più facilmente reperiti. Il DOI ha un costo, ma tramite la CRUI Genova ha aderito a una possibilità di avere un DOI tra virgolette gratuito, che quindi può essere rilasciato a riviste che siano pubblicate dagli Atenei ad accesso aperto. Nell'ambito di tutti questi lavori, è recentissimo stato presentato la settimana scorsa alla Commissione Biblioteche, è un lavoro condotto dalla Commissione Biblioteche e dalla Commissione Ricerca della CRUI su un aspetto abbastanza particolare ma anche critico dell'accesso aperto, che cioè è riferito a quello che viene chiamato APC, Article Processing Charge. Questa bella definizione significa semplicemente il contributo degli autori per la pubblicazione. È una roba vecchissima, c'è sempre stata, diciamo, in ambiti accademici, non solo, diciamo, di scienze dure, ma di tutta l'area scientifica. Oggi come oggi è diventato, in qualche modo è stato presa questa APC dal punto di vista dei grandi editori scientifici, come un elemento ulteriore di aspetto commerciale. In altri termini, come molti sanno, da qualche anno ormai esiste la possibilità da parte degli ricercatori di pubblicare singoli articoli ad accesso aperto anche su riviste che non sono normalmente ad accesso aperto, pagando un pro quota, differenziata a seconda della rivista, a seconda dell'editore e quant'altro. Questo aspetto cambia e tende a diventare un elemento di cambiamento di quello che è anche la diffusione della letteratura scientifica. Come sta accennato più volte, soprattutto nell'intervento della Giglia, la letteratura scientifica, in fondo la diffusione si è sempre basata sul sistema degli abbonamenti, siano prima cartacei, adesso online, ma la sostanza non è mai cambiata. L'introduzione di questo sistema, diciamo, sempre più forte di connessione tra i costi che può sopportare un ricercatore, un gruppo di ricerca, per rendere il proprio articolo ad accesso aperto, è stato anche favorito, vuole dirlo, dalla stessa Horizon 2020 o dalle stesse alcune iniziative dell'Unione Europea a cui si accennava come elementi di diffusione dell'accesso aperto, perché nel momento in cui veniva indicato in H2020 che si potevano pubblicare, si dovevano essere pubblicate ad accesso aperto e veniva previsto la possibilità di segnalare nel grant di ricerca i costi che potevano essere sopportati per pubblicare ad accesso aperto, chiaramente questo non ha fatto altro che favorire un aumento sempre più progressivo delle APC.
Da questo punto di vista si apre il problema del cosiddetto double dipping, cioè del fatto che si rischia di pagare due volte per la stessa cosa, perché la rivista cosiddetta ibrida continua a essere pagata in abbonamento da parte delle biblioteche, degli atenei, nel contempo un po' alcuni, molti, pochi degli articoli che stanno dentro quella rivista vengono anche pagati dai ricercatori, dai gruppi di ricerca su fondi di solito pubblici per consentire l'accesso aperto a quel singolo articolo. È una cosa detta così un po' perversa, è molto però importante perché potrebbe preludere a un cambiamento di quello che è proprio una panoramica del modo di diffondere la letteratura scientifica. Non a caso in alcuni paesi, tipo l'Olanda, la Germania, ci si sta indirizzando sempre di più, discutendo con gli editori, con i grossi editori scientifici, Elsevier, Springer, Wiley, Nature, che poi in realtà adesso è Springer, e quant'altri, verso un transitare dei costi dagli abbonamenti all'IPC. Non vi sto a fare lunga le problematiche che ci sono dietro. È chiaro che qui dietro ci sono problematiche intanto di fondi, non semplice e facile, per esempio in Italia, nei nostri atenei, riuscire a capire oggi quanto singoli gruppi di ricerca, docenti, pagano sia su fondi di ricerca, ma alle volte anche su propri fondi, proprio col loro proprio portafoglio, per avere questa possibilità in più di avere l'articolo ad accesso aperto. Nell'analisi che viene fatta in questo documento CRUI ci sono vari tentativi. L'Università degli Studi di Milano, ad esempio, all'interno di loro IRS, cioè del loro portale per il deposito dei risultati della ricerca, ha inserito la obbligatorietà da parte dei docenti di inserire anche se per quella pubblicazione di quel articolo ad accesso aperto è stato pagato qualcosa, per tentare di riuscire a capire quanto l'ateneo sta spendendo. L'Università di Pisa ha fatto una sperimentazione diversa, ha inserito dentro il sistema UGOV, cioè il sistema che gestisce la contabilità di Ateneo, un'etichetta, diciamo così, specifica per cui il segretario del Dipartimento o comunque chi effettua il pagamento va a inserire che quello specifico spagamento è dovuto a un pagamento per accesso aperto. Questa seconda ipotesi, che potrebbe condurre ad avere un'idea più chiara dell'accesso aperto, tutto sommato è interessante, ha un limite che non, naturalmente non si ha indicazione di io ho pagato per quell'articolo, dice semplicemente il Dipartimento X ha pagato 1000 euro per APC. Ancora un'altra cosa, un'altra analisi che è stata fatta, è stata per esempio su un editore come Elsevier, utilizzando i dati stessi che l'editore mette a disposizione sulla sua piattaforma. E tanto per dire, è emerso che all'interno della lista di riviste Elsevier cosiddetta Freedom Collection, tra il 2013 e il 2017, sono stati pubblicati su riviste cosiddette ibride in modo open, access, da corrispondent author, cioè dall'autore cosiddetto principale, afferente a un'istituzione italiana, 680 articoli. Applicando un costo medio, è stato applicato un costo medio per IPC di 1700 euro, vorrebbe dire che tra il 2013 e il 2017 sono stati pagati 1.156.000 euro da autori afferenti ad atenei, a istituti di ricerca italiani, all'editore per questo aspetto, che non è proprio una cifra così piccola. Inoltre si è calcolato che, sempre sui giornali di Elsevier, sono aumentate di non poco i contenuti ad accesso aperto, si parla adesso di un 3-6%, però voi capite che cosa succede, che le biblioteche, gli atenei quindi, continuano a pagare per tutto il catalogo, anche se queste parti di catalogo sono diventate ad accesso aperto. Vero che l'editore ci dice io ho aumentato le riviste, sarebbe interessante per dire con quali contenuti, voi sapete chi
meglio di me sa benissimo, per esempio, quanto in editori anche prestigiosi stiano diventando numerosissime le riviste cinesi, rispettabilissime, ma forse non sempre uguale a Lancet o Tetraedon Letter, ecco, proprio per dire. Quindi da questo punto di vista, e mi avvio a concludere anche perché penso sia più interessante lasciare poi un momento di apertura di dibattito, volevo segnalare proprio questo aspetto importante di una, quella che potremmo definire una sorta di open access molto ibrido, forse anche molto poco open access, almeno dal punto di vista della filosofia. È possibile agire diversamente? Sì, lo ha accennato poco fa la Elena Giglia, cioè è possibile pubblicare in realtà i propri articoli in versione spesso post-print o addirittura pre-print sui siti che sempre di più gli Atenei ormai mettono a disposizione, sui siti istituzionali. Anche Genova ha il suo sito istituzionale Iris, che io so benissimo è odiato dai docenti perché rappresenta in realtà il compito costretto a fare all'epoca delle varie valutazioni dell'Anvur, eccetera. Io non ho dubbio che dire queste cose suscita o ilarità o rabbia in chi vede costretto spesso, però in realtà tra tutti, io continuo a dire che tra tutti i vari oggetti con cui Cineca, che dà agli Atenei Cineca, Iris è uno dei meno peggio, perché risponde a standard nazionali, perché le pubblicazioni messe su Iris davvero possono essere accesso aperto, possono essere condivisi con altri sistemi, con i sistemi per l'appunto, per esempio si è accennata a Zenodo, con sistemi europei e internazionali di accesso alle riviste. Gli articoli pubblicati ad accesso aperto vengono pescati facilmente da motori di ricerca generalisti tipo Google, e quindi di fatto questa è un'interessante alternativa che risponde peraltro in modo completo a quello che chiede la comunità europea, per esempio quando parla di H2020. Badate che in H2020 non viene richiesta e non è sufficiente per la comunità europea, e sarà sempre più in questa linea, pubblicare in una rivista d'accesso aperto o pubblicare in una rivista ibrida, ancorché prestigiosa, con la dicitura accesso aperto, perché comunque per H2020 la comunità europea chiede che l'articolo, il contributo, venga poi pubblicato su un sito istituzionale e reso così ad accesso aperto. Quindi c'è questa distinzione importante. Non è detto che pagare la PC risolva in modo chiaro e definitivo quella che è la richiesta della comunità europea. Quindi diciamo, il documento della CRUI, che è stato reso pubblico proprio in questi giorni, conclude proprio su questo. Attenzione che è necessario pensare che questi meccanismi devono essere contemperati, e che comunque la Green Open Access resta comunque una via privilegiata di diffusione proprio della ricerca. Grazie. Grazie mille. Molto interessante il riferimento fatto da ultimo a Iris e alla possibilità di rendere disponibile su Iris apertamente i risultati del lavoro scientifico e di ricerca dei componenti dell'università. Ho sempre qualche dubbio rispetto alla possibilità di fare ciò anche con prodotti che non sono nati per essere resi disponibili open access, e a che cosa succede e chi è responsabile qualora l'editore di riferimento obietti a questa messa a disposizione tra l'università e il docente che ha compiuto materialmente l'atto di rendere disponibile questo prodotto. Mi limito a fare due considerazioni di numero e brevi, di carattere sistematico, che spero possano essere prese in considerazione nel momento in cui chi sta al tavolo prenderà nuovamente la parola per rispondere alle domande che sicuramente non mancheranno da parte dell'uditorio. Una prima considerazione riguarda il confine tra metodo e merito. Abbiamo sentito numerose articolate, argomentate critiche al metodo tradizionale di pubblicazione scientifica, ma molti dei problemi della pubblicazione scientifica o dei contenuti della ricerca, così come vengono pubblicati, sono di merito, e cioè la cosiddetta frode scientifica, il problema del peer review che esiste sia nell'open
che nel, che, sia che nella pubblicazione tradizionale che nel open access, il problema della pressione a pubblicare, il problema della valutazione, a mio modo di vedere, ma sono felice di essere smentito, si tratta di problemi oggettivi che non automaticamente, come in certe occasioni sembrerebbe di percepire, vengono risolti dal cambio di paradigma, dal metodo di pubblicazione tradizionale a quello open. La seconda considerazione sistematica che vorrei fare riguarda la seguente circostanza. Viviamo in un'epoca in cui l'economia digitale ci ha abituato alla deprofessionalizzazione. Io posso essere un professore universitario di mattina e un tassista di sera, io posso essere un avvocato al mattino e un gestore di un bed and breakfast alla sera, senza aver avuto nessuna, come dire, formazione rispetto a ciò. Non mi sembra che siamo in presenza di uno scenario di questo tipo. Anche chi milita con argomenti spesso condivisibili, talvolta molto condivisibili, a favore dell'open access, non mette automaticamente in discussione un futuro per le società o le realtà che si occupano di pubblicazione scientifica. Quindi il mio spunto, che mi piacerebbe fosse colto, è quello che riguarda quale può essere un rapporto virtuoso che si viene a creare tra queste nuove forme di pubblicazione e la realtà dell'editoria scientifica così come la conosciamo ora. C'erano, delle domande, e vi chiederei se possibile di essere, per quanto possibile ovviamente, sintetici, e nel caso che poniate una domanda, di dire anche chi vorreste che rispondesse a questa domanda. Prego.